Allora, quando sapevamo già prima che tipo di partita saremmo venuti a giocare, perché era normale che Milano avrebbe giocato questo tipo di partita, una partita dove la presenza difensiva serviva a soffocarci. Devo dire che poi anche nelle scelte, insomma, era molto chiaro che questo era l'obiettivo e non era facile trovare canali di gioco, vantaggi, l'avete visto, è stato molto complicato. La partita è andata per quelle che sono state le modalità di preparazione della partita che Milano ha scelto. Quindi facciamo ovviamente un grande complimento a loro che hanno sempre condotto con largo margine, controllando la partita, ruotando i giocatori. Noi abbiamo avuto qualche buon momento, soprattutto dalle chiamiamole, fra virgolette, seconde linee, che hanno giocato con la faccia un pochino più, scusate la ripetizione, sfacciata, e per giocare queste partite ci vuole un po' di faccia tosta, anche per prendersi qualcosa che va al di fuori della giocata o della situazione di gioco in sé. Però è chiaro che abbiamo fatto grande fatica, ecco, questo è abbastanza evidente. Il controllo dei tabelloni da parte di Milano, il fatto di averci limitato nella capacità di muovere la palla è stato decisivo, il nostro attacco è stato molto sterile, la nostra difesa ci ha provato un po' di più rispetto a quanto era successo in partite precedenti, però è chiaro che il taglio della partita era un taglio prettamente difensivo, cioè una partita a basso punteggio, quindi in questo basso punteggio era normale che anche Milano non arrivasse a fare 100 punti, però ecco, loro l'hanno decisa. A livello di strategia l'hanno decisa in campo con le modalità che hanno utilizzato per giocarla questa gara. Domande? A posto così? Buonasera. Buonasera. In settimana, in sede di preparazione, ci eravamo lasciati con cerchiamo di cancellare i falli cattivi, cerchiamo comunque di costruire qualcosa e portarci a casa qualcosa. Al di là delle premesse, delle cose che hai detto, cosa ci portiamo a casa? Ti domando se ti aspetti finalmente una settimana normale, adesso quella che inizierà. Grazie. Ma sai, i falli cattivi non vorrei che venisse interpretato nel modo non corretto. Io per falli cattivi intendevo i falli in bonus, i falli sui tiri da 3 punti, i canestri e fallo, quelli sono i falli che hanno alimentato molto la partita di Scafati la settimana scorsa. Quindi il riferimento era a questo aspetto qua. Sì, mi aspetto una settimana normale, mi aspetto una settimana dove saremo al completo, mi auguro, dove potremo lavorare insieme. Dove cercheremo di avere ottimismo, perché questa è la cosa più importante, non è facile venire a giocare partite come queste, non siamo neanche stati molto fortunati perché abbiamo trovato la Virtus in una versione di scarpe allacciate e abbiamo trovato Milano in una versione di scarpe allacciatissime, quindi era una montagna molto alta da scalare, questa deve essere una cosa di cui ne abbiamo consapevolezza, sapendo però che essere arrendevoli o non avere la faccia di quelli che in ogni modo cercano di giocarsela con tutti gli strumenti a disposizione è la cosa che dobbiamo toglierci di dosso e purtroppo è un po' figlia delle ultime 3 terribili settimane che abbiamo vissuto. Però adesso ne abbiamo un'altra, speriamo di poter riuscire ad aggiungere un giocatore e questo significa alzare la quantità, la qualità, più che la qualità, alzare il livello di ottimismo, di positività. Noi dobbiamo creare un clima positivo perché se infiliamo dentro un giocatore in un clima depresso, deprimiamo anche il giocatore che arriva. Invece noi dobbiamo trovare le modalità per essere positivi, attivi, ottimisti, perché questa è la cosa che ci dobbiamo portare dietro per essere competitivi in un campionato come questo. Purtroppo, dopo la prima giornata di campionato, ci sono stati un po' di vicissitudini e queste vicissitudini ci hanno un po' intristito, ma noi non possiamo permetterci di essere tristi. Ok.